Bene, bene, ciao a tutti, benvenuti in questo video e vediamo un attimino subito come fare per far innamorare. Questo è un tema molto importante perché soprattutto molte donne, molte malgascione hanno l'esigenza di far innamorare, spesso sbagliano perché poi si innamorano di uomini sbagliati, quindi questo è uno degli aspetti principali, no? Per cui invece sarebbe importante imparare a gestire la seduzione di innamoramento. Molte donne, molte malgascione, sbagliano, sperando di far innamorare un uomo, ad esempio, attraverso la sessualità. Invece, attraverso la sessualità non riescono a far innamorare proprio nessuno, perché dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, che gli uomini, il maschio in generale, si innamora desiderando di fare l'amore e si disinnamora un po' quando lo fa. Sembra strano, ma in realtà le cose vanno in questi termini. Quindi se vuoi sedurre un uomo, non devi innescare meccanismi di squalifica, no? Perché questo è un altro errore comune che fanno molte donne che cercano di sedurre un uomo utilizzando cosce tette e culo, no? Però diciamo esibendo, a parte che magari tante hanno anche delle macerie, diciamo così, ma supponendo che non siano macerie, supponendo che siano anche piacevoli, non serve esibire cosce tette e culo per sedurre un uomo, perché lo andresti a coinvolgere, diciamo un po', da un punto di vista sicuramente fisico, ma inneschi subito meccanismi di squalifica. E questo è un dato di fatto, no? Il meccanismo di squalifica è sempre in agguato, il meccanismo di difesa è sempre in agguato. Cosa significa meccanismo di squalifica, meccanismo di difesa? Significa che dentro ognuno di noi c'è un codice etico. Il codice etico, normalmente un codice etico genitoriale, un codice etico sociale, per cui che ti piaccia o che non ti piaccia, anche se siamo nel 2022, una donna che esibisce cosce, tette e culo, diciamo così, tramite abiti succinti, può piacere, può attrarre fisicamente sicuramente, ma non viene etichettata come la donna, come dire, la compagna di vita, non viene etichettata come madre dei suoi futuri figli, ma viene etichettata un po' come una di quelle. Quindi questo è un concetto fondamentale, no? Dobbiamo tenere presente che se vogliamo sedurre, se vogliamo conquistare, se una donna vuole conquistare un uomo, è molto importante per questa donna riuscire a mettere in atto delle strategie che vadano oltre la sessualità. Intanto non deve innescare dei meccanismi di difesa, quindi non deve farsi vedere come un mignottone da competizione, come un puttanone da corsa, perché se si fa vedere come un mignottone da competizione, innesca subito il meccanismo di difesa, innesca subito il meccanismo di squalifica e quindi praticamente la persona tende, il maschio tende a non innamorarsi. In più, come dire, ci sono altre donne che, oltre, diciamo, all'esibizione della triade mistica, pensano anche di poter far innamorare un uomo attraverso il sesso. E questo è un altro grave errore che va tenuto presente. È veramente un altro grave errore. Perché proprio a livello fisiologico nel maschio non si produce ossitocina attraverso la sessualità, non se ne produce assolutamente. Attraverso la sessualità non si produce ossitocina. L'ossitocina è l'ormone dell'amore, no? Quando l'ossitocina è in circolo, l'essere umano decodifica di essere innamorato. E quindi, mentre nella donna, proprio per questioni evolutive, questioni, diciamo, credo eziologiche dal punto di vista dell'ominizzazione in avanti, insomma, dello sviluppo, dell'essere umano, che è molto diverso tra uomini e donna,
Quindi la donna si innamora facendo l'amore, l'uomo si disinnamora facendo l'amore. Sembra strano, ma è così. Cioè, più glielo fate fare, meno si innamorerà di voi. Ora, non è che uno non può farlo fare zero, però va centellinata la cosa. L'uomo più lo fa, meno si innamora, più si disinnamora, perché viene saturato da un punto di vista, cioè, diciamoci la verità. Qual è l'obiettivo del maschio? Espargere il seme, cioè differenziare il suo patrimonio genetico su tante donne. Perché questo, da un punto di vista dello sviluppo, diciamo così, dell'istinto, cioè dell'istinto di sopravvivenza della specie, ottimizza, no? Se un uomo lo fa con tante donne, è più probabile che abbia una prole, è più probabile che abbia una prole, diciamo così, che possa sopravvivere. Questo non è un fatto logico-razionale. Certo che oggi siamo nel 2022, ma fossimo anche nel 2025, nel 2030, non cambierebbe assolutamente nulla. L'essere umano, oggi sentivo che hanno trovato diciamo, dei nostri progenitori, diciamo addirittura di milioni di anni fa, mi sembra 7 se non ricordo male. Quindi lo sviluppo, come dire, razionale, lo sviluppo, diciamo, dell'industrializzazione, se vogliamo in avanti, a 100 anni, 200 anni, ma mettiamo anche 300, 500, quello che volete, 1000 anni anche 2000 se volete, ma sono sempre una frazione, no, da quanto tempo l'essere umano vive sulla Terra. Per cui, care malgascione, se volete sedurre un uomo, se volete conquistare un uomo, non dovete dargliela, perché cioè, dovete dargliela il giusto, perché se gliela date troppo, questo si disinnamora totalmente. Ecco, quindi questo è un fatto fondamentale. Noi, le donne che vogliono sedurre devono imparare invece a gestire l'affettività. Perché se gestiscono l'affettività, se gestiscono l'affetto, hanno la possibilità di produrre ossitocina. Quindi il maschio lo fa innamorare se gli produce affetto, se utilizza l'affettività. D'altra parte, sesso e affetto sono due facce della stessa medaglia. Gli uomini istintivamente vogliono fare sesso, ma si innamorano delle persone. Ma si innamorano delle persone che invece più che sesso gli danno affetto. La donna, tra l'altro, ha anche questa idea stranissima, no? Perché la donna invece facendo sesso si innamora, proprio perché per la donna, diciamo, la sessualità è un qualcosa di più importante rispetto all'uomo, rispetto a quelle che sono i vissuti, no? Perché noi parliamo poi di vissuti avvenuti nella preistoria, tra virgolette, no? Perché una donna, una volta che viene fecondata, può essere fecondata da un uomo solo e quindi ha bisogno fisiologicamente di innamorarsi di quest'uomo, perché se non si innamora di quest'uomo, praticamente rischia poi di non avere un supporto durante la fase di difficoltà, no? Che è la fase di gestazione e anche la fase, se vogliamo, di poi entro i primi 7 anni, no? Che insomma, 7 anni era il tempo necessario per un cucciolo d'uomo, tra virgolette, di rendersi autonomo. Ecco, quindi queste sono le cose fondamentali. Quindi le donne, se vogliono ottenere innamoramento, devono stimolare attraverso la sessualità, ma poi andare a somministrare affettività. Attraverso l'affettività riescono a coinvolgere e la sessualità deve essere uno specchietto per le allodole, diciamo, deve essere quello che attira, ma non è quello. È la differenza che c'è tra esca e amo. Cioè, se uno va per pescare, serve l'amo e serve l'esca. Se uno va a pescare mettendo solo l'esca, cioè mettendo solo il sesso, che succede? Che il pesce arriva, magna, si ingrassa e poi se ne va.
e quindi non lo peschi. Se vai a pescare mettendo solo l'amo, il pesce non abbocca. Se vuoi abboccare, ma anche pescarlo, devi mettere esca e amo. E nel caso della donna, cioè nel caso dell'uomo, per l'esca è la sessualità, quindi lo fate abboccare attraverso, diciamo, attraverso l'esca, che quindi è attraverso la sessualità, lui deve abbocca, ma poi lo trattenete, lo fate innamorare attraverso l'affettività, che è quella che lo coinvolge e lo tiene vincolato, diciamo così, lo tiene vincolato. Ma adesso voglio un attimino vedere tra le malgascione che abbiamo, vediamo un attimino di partecipare un attimino, non ho visto la chat, adesso 2 minuti alla chat, poi riprendo il concetto. Saluto un po' Anna, saluto Grazie Mazzi, mi raccomando seguitemi anche sui canali YouTube, vecchie carampane, andate a seguirmi sui canali YouTube, Massimo Travaccio, sono 6 canali YouTube, quindi andate su tutti i canali YouTube, iscrivetevi, tanto è gratuito. Anche se voi siete morte di fame, non importa, è gratuito, ma non è una live di risposta alle domande. Comunque, Leone Capricorno è una combinazione di merda, se vogliamo. Io sono Capricorno, ascendente Capricorno, vedo che qualcuno chiedeva, però Leone Capricorno non funziona, perché Leone è troppo egocentrico, vuole stare al centro d'attenzione, il Capricorno non ha nessun interesse a mettere, diciamo, il coso sul. Non ci sta un euro, ma lo so che sei morta di fame, però non ti preoccupare, l'iscrizione ai canali YouTube è completamente gratuita, per cui anche tu che sei morta di fame puoi, diciamo, andare a cliccare e iscriviti a tutti i canali. Ma questa non è una live domande e risposte. Quando ci saranno le live sui Senzio di Acari, mi fate domande sui Senzio di Acari. Qua non ci sono, non è una live sui Senzio di Acari. L'ho fatta ieri, ne farò una tra un altro giorno. Questa è una live diversa che riguarda, diciamo, invece la seduzione, che riguarda invece la seduzione. Bene, e quindi qual è la strategia migliore per conquistare un uomo? E come spiegato, diciamo, l'uomo si abbocca con la sessualità e si fa e seduce, viene sedotto, si innamora con l'affettività. Affetto e sesso sono due facce della stessa medaglia. Quindi la donna che vuole sedurre un uomo ha diverse strategie che può utilizzare. Intanto deve farlo abboccare attraverso la sessualità, però senza venire etichettata come una di quelle. Quindi deve puntare sulla classe, sulla raffinatezza, sulla sensualità, cioè non deve assomigliare a un mignottone da corsa. Perché se assomiglia a un mignottone da corsa, minigonna leopardata, zinne di fuori, non ottiene niente, non ottiene niente dal punto di vista della seduzione. Deve imparare invece ad utilizzare la raffinatezza. Ovviamente questo dipende da chi vuole conquistare, da chi vuole sedurre, perché se si accontenta di sedurre il catramista a cassa integrato senza fissa dimora, va bene tutto, tanto quello è talmente sfigato che, diciamo, è talmente sfigato che praticamente non gli va bene tutto, anche una sciampista. Però, diciamo così, che è molto importante quindi per una donna avere alcune caratteristiche fondamentali. Se vuole conquistare uomini di valore, se vuole conquistare uomini di qualità. Le cose principali sono essere una donna di classe, una donna raffinata. Raffinata di classe cosa vuol dire? Che deve essere femminile, non volgare, e però stuzzicare le fantasie del maschio. Perché
Diciamo, teniamo presente che ogni donna dovrebbe tenere presente, dovrebbe tener conto che ogni maschio, come anche ogni donna, però in questo caso parliamo della seduzione della donna verso l'uomo, ha una fantasia nascosta, una, come dire, che in realtà è qualcosa di compresso e non espresso, sono emozioni compresse e non espresse fondamentalmente. Quindi questo è molto importante. Altra cosa molto importante per una donna è imparare a, oltre che a diventare raffinata, a essere indipendente. Perché diciamo così, spesso che le donne, le malgascione soprattutto, vanno alla ricerca del cosiddetto buon partito, no? Vanno alla ricerca dell'ipergamia. L'ipergamia, iper sta oltre e gamia coppia, no? La malgasciona spesso va alla ricerca dell'uomo ricco, dell'uomo più ricco di lei. Questo è già un errore farlo. Poi è ovvio che se capita, però partire da quel presupposto lì ti fa percepire come debole. Poi magari devi scegliere inizialmente un target che sia adeguato. Quindi devi in realtà riuscire a cogliere il tipo di target che tu desideri, ma secondo me, se vuoi una storia, diciamo, se vuoi una storia che sia una storia che possa durare nel tempo, non devi andare a cercare l'ipergamia, perché è difficile che poi possa durare nel tempo e comunque resti sempre, per così dire, un po' schiava, ti verrà creata attorno una gabbia, una prigione che non sarà di barre metalliche, sarà una prigione dorata, ma sempre una prigione è, perché sarai dipendente da un'altra persona. Quindi, se noi vogliamo sedurre, dobbiamo non essere dipendenti da nessuno. Quindi, l'autonomia è il primo presupposto per diventare una seduttrice o per diventare un seduttore. Essere autonoma, cosa vuol dire? Essere autonoma è fondamentale e per diventare autonoma non devi puntare. Ecco perché, ad esempio, ci sono persone che praticamente hanno, come possiamo dire, hanno l'esigenza in qualche modo di essere ossessionate. Alcune donne sono ossessionate dai soldi, ma non dai soldi loro, sono ossessionate dai soldi degli altri. Sperano di trovare un uomo che riesca a risolvere la loro squallida situazione economica, la loro squallida situazione finanziaria. E questo è invece un grave errore, perché per riuscire a risolvere, diciamo, la tua situazione, devi partire da te stessa. Questo andrà anche a fortificare la tua autostima, ti consentirà di essere, diciamo così, una donna di alto valore, una donna di qualità. E una donna di alto valore, una donna di qualità attira naturalmente maschi di alto valore, maschi di qualità. Quindi è importante, è giusto non accoppiarsi con un morto di fame, però neanche tu devi essere una morta di fame, perché se tu sei una morta di fame, purtroppo o ti trovi un altro del tuo livello, oppure se ti trovi uno, e speri che ti mantenga, speri. Nessun pranzo è gratis, ricordatevi che nessun pranzo è gratis. L'unico pranzo gratis, l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. E quindi, perché tutte le altre cose si pagano in questo mondo. E per cui si pagano, e quindi devi tenere presente che se tu vuoi avere un successo economico, un successo finanziario, non puoi puntare, diciamo, su altre persone, ma dovresti iniziare a puntare su te stessa. Una volta che ti sei realizzata, e se non riesci a realizzarti, vuol dire che c'è qualcosa che non va
nel tuo interagire, no? Nel mondo fondamentalmente, quindi devi mettere a punto. Una volta che ti sei realizzata, che hai curato la tua femminilità, che hai definito il target di uomo che ti interessa, non c'è da fare molto, diciamo. Come dicevo, è importante poi solleticare, no? Ma basta presentarsi in questo modo. Purtroppo oggi non è possibile, diciamo così, sperare invece di trovare quello che ad esempio ti mantenga. Cioè, troverai magari uno che ti mantenga, ma devi venire meno a tutta una serie di cose che, come dire, alla fine ti portano un prezzo. Certo, che ne so, dovrai partecipare ai Bunga Bunga, dovrai trovarti un vecchietto arzillo di 85 anni, anche se tu ne hai 30, per dire, no? Questo è fondamentale, questo è molto importante tenerlo presente. Quindi, prima punta a realizzare te stessa, prima punta a sviluppare quelle che sono le tue potenzialità da tutti i punti di vista. Se vuoi, diciamo, sesso edonistico non c'è nessun problema, ma se vuoi realizzare una relazione che possa durare nel tempo, devi partire necessariamente da te stessa. Ovviamente poi, una volta che sei partita da te stessa e che hai le caratteristiche per conquistare, che hai le caratteristiche per sedurre, devi anche mettere in atto delle strategie. Ma le strategie di seduzione non funzionano. Le strategie di seduzione non funzionano se tu non hai prima dato valore a te stessa. Quindi questo si chiama inner game, è il gioco interno, il gioco interiore, perché il gioco interiore è proprio la capacità di sviluppare al massimo potenziale quelle che sono le nostre risorse. E questo è il punto di partenza. Quindi il realizzarti economicamente come donna, sviluppare la femminilità, sviluppare la capacità anche di gestire il denaro, di produrre denaro è fondamentale. Questo è il primo punto. Se non sviluppi questi, tutte le sei altre seduzioni saranno sicuramente parziali e pagherai il prezzo poi, che può essere anche un prezzo molto elevato. Quindi parti da te stessa e coltiva la tua autostima, se vuoi sedurre, se vuoi conquistare. Ecco, quindi che vediamo un attimino chi c'è nella chat. Non do consigli, posso chiedere? No, ma non do consigli, adesso non è una chat, non do consigli sui segni zodiacali. Quando ci saranno le live sui segni zodiacali potrete farmi le domande sui segni zodiacali. E quindi questo è. Allora, vediamo un po' chi c'è qua nella chat. Consiglio relazione pesci, uomo gemelli, relazione di merda. Pesce Gemelli è proprio una relazione di merda che non vale niente. Pesce Gemelli sono proprio un qualcosa di abominevole, fondamentalmente una relazione schifosissima. Poi vediamo un po' che c'è. Vediamo un po'. Vabbè, non riesco a vedere altre situazioni nella chat. E quindi bisogna andare avanti. Scorpione e Vergine invece è un segno che può funzionare, benissimo, può funzionare. Certo, ma la statistica, uno dice Pesce Gemelli non funziona, l'altro mi dice ma siamo insieme da 3 anni, a parte che 3 anni potresti separarti anche domani. Ma poi l'astrologia è un qualcosa di statistico, non è detto che tutti i pesci gemelli non funzionano, ci sarà anche il pesce gemelli che funziona, ma è l'eccezione che fa la regola, diciamo, no? Le eccezioni ci sono sempre, cioè ogni essere umano è unico e irripetibile, questo dobbiamo tenerlo presente, ogni essere umano è unico e irripetibile. Però l'astrologia dà delle indicazioni. Io sono Capricorno, ad esempio, ascendente Capricorno, quindi
sono molto concentrato sul Capricorno. Per me, ad esempio, il segno del leone non funziona, perché il segno del leone lo vedo arrogante, lo vedo che vuol stare al centro dell'attenzione, vuol vedere il segno del leone, è un segno che non va bene per me, perché sono Capricorno. Però non è escluso che ci può essere qualche Capricorno che può anche andare bene con il segno del leone, ma sono piccole, diciamo. Se uno fa orbiting vuol dire che non gli frega un cazzo di te. E questo qua, quando le persone fanno orbiting, l'orbiting è una cosa interessante. Parliamo un po' dell'orbiting, perché l'orbiting è un fenomeno interessante che oggi si sta diffondendo molto. Quindi voglio parlare un po' dell'orbiting. Vediamo come gestire il fenomeno dell'orbiting. Che cos'è l'orbiting? L'orbiting è quando una persona che normalmente vi sfancula, che normalmente vi fa rimbalzare, è un qualcosa che normalmente è un qualcuno che normalmente non gliene fotte una minchia di te, che però, come dire, fa quelli che vengono chiamati investimenti a basso impegno energetico. Che cos'è un investimento a basso impegno energetico? Beh, è una cosa molto semplice. Io, come dire, per non perdere tempo, tanto a mettere un like non costa niente, non mi fa perdere nessun, non mi fa perdere tempo, e quindi posso mettere i like anche a 500 persone, per 500 donne, metto like, metto mi piace alle foto, eccetera, eccetera. Anche se una è un cesso immondo, posso mettere i like lo stesso. È evidente che mettere, diciamo, mettere un like, anzi, mettere 500 like a 500 donne diverse, o anche 1000 like a 1000 donne diverse, va a significare che vai a pescare, diciamo. Vai a utilizzare la strategia dei grandi numeri, che è una strategia statistica. Se io ho a che fare con 1000 donne, dico una minchiata assurdo, metto semplicemente un like a 1000 donne, tra queste 1000 a cui metto il like, ce ne saranno, che ne so, 5 che ce ne saranno 5 che invece mi scriveranno, che invece resteranno folgorate. 900, però io mi dimentico che 995 non se ne sono fottute, ma non mi interessa, perché tanto non è che uno da solo può gestire 1000 donne o 1000 uomini, se lo fanno le donne. Già 5, diciamo, sono un numero sufficiente. Quindi, pescando con la legge dei grandi numeri, l'orbiting non ti costa assolutamente nulla, no? Non ti costa assolutamente nulla, però chi riceve l'orbiting, chi riceve i like, chi riceve, diciamo, chi riceve il commento sotto il video o la storia che viene guardata, eccetera, normalmente si illude, ma questa illusione è un qualcosa di assolutamente inutile, è un qualcosa di assolutamente inutile, e purtroppo ci sono persone che credono, non sperano. Ecco, quindi dovete imparare a uccidere la speranza, dovete imparare a uccidere la speranza. D'altra parte, le persone che vogliono sedurre, che utilizzano la seduzione attraverso la, diciamo così, la legge dei grandi numeri, loro se ne fottono, perché non gli interessa se una persona risponde o non risponde. Tu ci provi con 1000 persone, spendendo, come dire, un microsecondo per ogni persona, quindi alla fine a mettere 1000 like o 1000 mi piace una foto ci avrei impiegato un quarto d'ora, non lo so, un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so. E quindi hai investito 20 minuti del tuo tempo, che poi ti ritorneranno in qualche modo, no? Ma non è tanto il problema di chi utilizza l'orbiting come strategia per far abboccare donne o uomini, perché lo utilizzano sia le donne che gli uomini. È una cosa che da un certo punto di vista ha anche un senso, no? Che da un punto di vista ha anche un senso, perché
impiego tempo zero perché comunico. Tra l'altro, poi c'è un fatto fondamentale che gli esseri umani, le malgascione soprattutto, tendono ad utilizzare meccanismi proiettivi, no? Per cui loro pensano come se fossero loro, perché magari loro metterebbero like a una persona che gli piace veramente, e quindi pensano che tutti ragionino nel loro modo, non rendendosi conto che invece non funziona così. Quindi, care carampane, care malgascione, quando vedete qualcuno che vi mette like, vi fa orbiting e tutto, non illudetevi, perché di fatto non gliene frega un cazzo a quello. Nella migliore delle ipotesi è uno che vuole fare una pesca, diciamo, come dire, buttando, anziché buttare un amo, butta mille ami. Una pesca allo strascico, no? Sapete com'è la pesca allo strascico? Si mettono tutte le reti con tutti gli ami, si tira e qualche pesce abbocca per forza, perché, come dire, hai fatto talmente tanto che non può non funzionare, diciamo questo, no? Quindi è molto importante imparare a non lasciarsi coinvolgere, è importante non lasciarsi coinvolgere su queste cose. Se una donna vuole diventare seduttiva, gli orbiting non deve neanche prenderli in considerazione, perché è un uomo che dimostra, diciamo, di non volersi impegnare, o è un libertino, o è uno che non ne frega un cazzo. Al tertium non datur, non c'è una terza possibilità. Quindi lasciate perdere quelli che vi fanno orbiting, anche se, diciamo, fosse il vostro ex a fare orbiting, perché chi fa orbiting, anche se è un ex, è sempre uno di cui non gli frega assolutamente nulla di te. Quindi, ma tutti quelli che fanno basso investimento energetico non va bene. Cioè, se uno ti invita direttamente al parcheggio del cimitero, non puoi sperare di farli innamorare. Purtroppo le donne, spesso le donne, talvolta anche gli uomini, hanno questa, diciamo, come possiamo dire, caratteristica di pensare che amor che nulla amato, amar perdona. Cioè, se io amo qualcuno, necessariamente questo qualcuno amerà me. E questo l'ha detto Dante. Tra le tante cose sicuramente intelligenti che ha detto Dante, qualche minchiata l'ha detta pure lui, no? Perché l'amor che a nulla amato amar perdona non funziona. Mi spiace dirlo, ma non funziona. Quindi non serve che tu ami qualcuno sperando che questo qualcuno possa in qualche modo ricambiarti. Questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi questo è un altro punto fondamentale da prendere in considerazione. Se tu vuoi ottenere qualche cosa, devi puntare su te stessa e dare forza alla qualità della tua vita, dare forza alla qualità della tua esistenza. Questo è veramente l'unico modo per conquistare. Quindi lascia perdere tutti quelli che ti fanno orbiting, lascia perdere tutti quelli che ti invitano al parcheggio del cimitero, lascia perdere tutti quelli che ti portano, diciamo, dal kebab da asporto. Perché questi non hanno voglia di investire su di te, quindi è inutile, tempo perso. Voi già siete anziane di vostro, se perdete ancora del tempo, come dire, diventate delle mummie, no? Da museo delle cere, e quindi cercate di evitare tutto questo. Vediamo un po' cosa ci dice la chat, vediamo un po' cosa ci dice la chat. Allora, chi abbiamo nella chat? Abbiamo qualche persona nella chat. Come dichiararsi al miglior amico? Beh, il miglior amico, se ti vede come un'amica, c'è poco da fare.
Ecco, tempo per, no, va benissimo, non perdere tempo, non aiuto nessuno, come dire, nessun pranzo è gratis, quindi non aiuto nessuno. Capricorno, ascendente Scorpione, boh, non lo so. Quindi mi ha lasciato solo incinta. Eh beh, ti ha lasciato solo incinta. Già una che si fa mettere incinta con uno che non è sicuro è proprio il massimo della fesseria, no? Cioè, come si fa a farsi mettere incinta da uno che ha l'ex moglie, i cazzi e mazzi? Cioè, un figlio, visto che oggi qua siamo nel 2022, non è che speri di incastrare un uomo attraverso un figlio. Poi ci sono anche molte donne che sperano di incastrare un uomo attraverso un figlio. Questa è la cosa peggiore che si può fare, no? Perché poi il figlio nasce, come dire, non è che poi nasce, quindi devi accudirlo, devi fare tutto. Ma una dovrebbe farsi mettere incinta quando è in una situazione tranquilla con una persona di cui si fida, che conosce da tempo e che c'è affidabilità, perché altrimenti poi ci può essere il caso strano, ma già se uno ha un'ex moglie, una cazzi e mazzi, non è la persona giusta per farsi mettere incinta, questo bisogna dirlo. E cerchiamo di capire un attimino come sedurre gli uomini iperlogici e gli uomini emotivi, questo è molto importante. Perché abbiamo, c'è una grande differenza nel sedurre un uomo iperlogico e sedurre un uomo emotivo. Qua c'è veramente una differenza fondamentale, perché gli uomini emotivi, cioè gli emotivi in generale, sono persone che tendono a vivere, a percepire il mondo attraverso il piacere o attraverso la sofferenza. Invece le persone iperlogiche tendono a percepire il mondo attraverso la reattività. La reattività è formata o dal senso di colpa oppure dal senso di colpa oppure dalla rabbia, dal rancore verso gli altri. Poi il senso di colpa è sempre rabbia verso se stesso, verso gli altri. Quindi sono due mondi completamente diversi. Gli emotivi hanno dei meccanismi di difesa piuttosto bassi. Un'altra caratteristica degli emotivi è che si innamorano facilmente, ma si disinnamorano anche facilmente. Quindi se voi avete a che fare con una persona emotiva, si potrà innamorare facilmente di voi, ma poi si disinnamorerà facilmente di voi. Gli emotivi sono sempre attratti dalla novità. Nella programmazione neurolinguistica, nella PNL, solitamente gli emotivi hanno il metaprogramma verso, cioè vanno verso nuove cose. Quindi se una persona emotiva è oggi innamorata di te, ma domani incontra una persona che per qualche motivo lo prende di più, gli dà emozioni superiori a quelle che gli dai tu, se ne andrà da quell'altra persona e se ne fotterà e basta. Mentre le persone iperlogiche hanno più difficoltà a innamorarsi, perché per innamorarsi hanno bisogno di una motivazione logico e razionale, perché paradossalmente gli emotivi agiscono senza motivazione, mentre gli iperlogici agiscono proprio grazie alla motivazione. E quindi è molto importante, diciamo questo, rendersi conto che una persona iperlogica, una volta che ha trovato le sue motivazioni a fidanzarsi, a sposarsi con te o avere una relazione con te, ha questa caratteristica che difficilmente poi ti lascerà, piuttosto ti farà le corna, ma difficilmente ti lascerà, perché per lasciarti, diciamo, avrebbe bisogno di un'altra motivazione sostenibile che possa in qualche modo sostenere una nuova decisione. Quindi le persone iperlogiche tendono di più a tradire per trasgressione, perché le persone iperlogiche, che sono molto logiche e razionali, hanno poi bisogno di trasgredire, hanno poi bisogno di trasgressione. E quindi questa trasgressione la fanno normalmente al di fuori
al di fuori, diciamo, del rapporto di coppia, vanno a cercarsi situazioni che esulano il rapporto di coppia. E questo direi che è un fatto molto importante, perché ci sono queste grosse differenze. Come, e quindi come riconosciamo? Intanto, se una persona è emotiva, non devi dargli motivazioni, non devi invitarla, guarda, non so dove andremo, cosa faremo, sarà una sorpresa, non lo so neanch'io. Anche una donna, se ha a che fare con un uomo emotivo, deve apparire come incerta, non dare nessuna motivazione a nulla. Mentre se ha a che fare con un uomo iperlogico o con una donna iperlogica, devi avere un comportamento completamente diverso, devi avere un comportamento completamente, diciamo, completamente diverso. Le persone iperlogiche, quando è che tradiscono? Tradiscono quando non riescono ad avere nel rapporto di coppia la sufficiente trasgressione, no? Perché la persona iperlogica è un po' come uno che abbia delle mutande che gli vanno troppo strette perché la sua logica e la razionalità lo tengono ingabbiato, no? Quindi è un po' come la diga del Vajont, la persona iperlogica, no? Che fin tanto che regge, poi dopo alla fine trasgredisce proprio per procurarsi delle emozioni in più. Se riesce all'interno della relazione di coppia ad avere delle emozioni giuste, magari non tradisce, perché tutto sommato, diciamo, il tradimento è anche come possiamo dire, è anche una rottura di coglioni, no? Perché comporta in alcuni casi eccessiva adrenalina. Mentre gli emotivi tendenzialmente non tradiscono mai, però chiudono le storie. Quindi l'emotivo è quello che oggi se ne va, domani torna, dopodomani se ne va, poi un altro giorno ritorna, e questo, diciamo. E questo è quello che succede fondamentalmente. Ma se vuoi trasgredire rimani single, allora il femminicidio purtroppo ci sono persone fuori di testa, no? Io penso che quando qualcuno arriva a ammazzare qualcun altro è semplicemente fuori di testa, fuori di melone. E purtroppo i pazzi ci sono, ma i femminicidi, che ce ne sono tanti, ovviamente, statisticamente sono pochi. Tra tutte le relazioni che ci sono, persone che si pigliano, si mollano, si lasciano e non fanno, quanto sarà la percentuale di chi arriva al femminicidio oppure all'uxoricidio, no? Diciamo, ci sono anche le donne che ammazzano i figli, ad esempio, no? I figli, per dire, figli piccoli, normalmente è più facile che vengano ammazzate. È più facile che vengano ammazzate dalle donne, ad esempio, rispetto agli uomini, no? Quindi non è che una persona, diciamo, ci sono cose diverse, una rispetto all'altra, per cui questo è da tenere presente, no? Statisticamente sono fenomeni abbastanza irrilevanti comunque, anche se sono tanti, numericamente sono tanti, perché diciamo, come dire, non so, 100 casi, 200 casi, ma su tutte le coppie che ci sono, statisticamente credo siano percentuali basse. E ovviamente quando ci si rende conto che una persona ha dei problemi, bisogna lasciare subito. Ecco, ad esempio, quando vi rendete conto che qualcuno è aggressivo, qualcuno non è, diciamo, tanto centrato, lasciate subito, perché prima lasciate, meno investimento questa persona anche mentale ha fatto su di voi, per cui meno probabilità ci sono. Quindi questo è qualcosa di fondamentale, vale sia per gli uomini che per le donne. Quando notate un segno di squilibrio, anche persone depresse, persone aggressive, cioè mettersi con un depresso, con un aggressivo, con uno che abbia problemi già di suo, è rischioso. Perché corre dei rischi quando, quindi non appena si vede un qualcosa che non va, bisogna assolutamente chiudere la relazione, non accettare situazioni strane, non scendere mai a compromessi, cioè nelle relazioni non bisogna mai scendere a compromessi. Al primo segnale, meglio sarebbe se il segnale uno lo cogliesse prima di iniziare una relazione, così sparisce. Senza
aver problemi. Ovviamente questa è un'altra cosa molto importante. Bisogna imparare fondamentalmente. Questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi per diciamo concludere, le persone iperlogiche sono persone che vanno trattate attraverso la motivazione. Tenere presente che non ti lasceranno tanto facilmente, perché le persone iperlogiche tendono ad andare via da, cioè ti lascerà proprio quando ci avrai i coglioni rotti, però tendenzialmente ti potrebbe tradire, e quindi devi mettere in atto tutta una serie di comportamenti che magari andremo a vedere in un'altra live, che servono. Le persone emotive invece, secondo me, sono molto meno affidabili. Ovviamente gli emotivi attraggono gli emotivi, gli iperlogici stanno meglio con gli iperlogici. Insomma, questa è un po' la questione totale da tenere in considerazione. Bene, bene, allora, il mio compagno mi ha tradito. Vabbè, un po' di corna ci stanno bene per tutti, le corna non sono così pesanti. Allora, vediamo un po', quindi do un saluto a tutte le carampane, a tutte le margascione, mi raccomando, andate su tutti i miei canali YouTube e iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, che sono 6, sono Massimo Tramasco, Crescita Personale con Massimo Tramasco, Felicità Benessere, Amore Autostima, Esoterismo e Spiritualità e Liberty dei Narcisisti, quindi iscrivetevi a tutti e 6 i canali YouTube. Andate a vedere tutti i video che sono gratuiti, quindi anche voi che siete morti di fame, che siete nullatenenti, potete iscrivervi ai canali in modo gratuito e usufruire in modo gratuito di tutte le, diciamo, di tutti i video. Anche voi che siete barboni e barbone, potete iscrivervi, che siete senza tetto, nullatenenti, morti di fame, potete iscrivervi tranquillamente e avere, diciamo, tutte le possibilità di far qualcosa. Allora, puoi dirmi Capricorno ascendente Scorpione. Capricorno ascendente Scorpione è un... non ho capito, cosa dire Capricorno ascendente Scorpione? Cosa vuol dire Capricorno? Con quale altro segno, no? Con quale altro segno? Vabbè, comunque, ciao a tutti, buon proseguimento, ciao a tutti.